Salve bella gente, qui Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di Subnautica. Siamo ancora sotto l'isola Miraggio e adesso ho notato che, con la nuova patch, perché ne è uscita una finalmente, oserei anche dire, che ci permette di colorare il nostro sottomarino. E allora vediamo un po' l'attacco d'arte. Allora, intanto lo faccio nero, magari un po' rosa e magari anche un po' rosso. Così, perfetto, non so cosa ho creato, ma possiamo andare subito a vedere. Ma è un bijou, ragazzi, si intona anche benissimo con i brufoloni dell'isola. Eccezionale, quanto più bello è nero. Cioè, forse farò più fatica a vederlo di notte, ma per il resto direi che è ottimo. Adesso cosa facciamo? Torniamo un attimino nell'isola. Io quest'isola non voglio perderla. E rischio di farlo, perché se noi adesso ci allontaniamo da qui, la perdiamo per sempre! Ed è l'unico pezzo di terra in tutto l'oceano e io dovrei anche perderlo? Non so orientarmi. Ah, eccola lì! Sapete, non ho ancora perso l'idea di voler costruire qualcosa sopra sul ciglio della montagna. Sarebbe troppo bello, ma comunque lo faremo dopo. Allora, per far funzionare il fabbricator all'interno abbiamo bisogno di questo generatore. In questo modo ora potremo costruire finalmente e vedere un po' perché ne hanno aggiunte di cose. Quindi qui dentro andremo a fare il nostro solito fabbricator. Ecco, qui al centro. Ok, adesso dobbiamo costruire alcune cose. Innanzitutto, per non perdere l'isola, dovremo farci un beacon. Questo aggeggio dovrebbe lanciare un segnale che ci permette di non perdere la nostra isola. Andiamo in un punto, ad esempio qua nell'isola, e proviamo a buttarlo per terra. Vedete? Segna B1. Vuol dire che questa è la zona B1 e noi da lontano vedremo sempre questo bico che ci segnerà questa posizione. In questo modo non perderemo l'isola. E vedete, sta anche pulsando. Adesso ritorno dentro che devo farmi un'altra cosa, il power generator, un generatore di corrente, perché ho visto ora che il sottomarino ha bisogno di corrente e volevo vedere se con questo generatore portatile gliela potevamo dare in qualche modo. Bene, penso che posso dire addio a quest'isola per un po'. Torniamo nel nostro sottomarino che ci aspettano altre avventure adesso. Ve l'ho detto, con il buio proprio non si vede cosa ho creato, un sottomarino mimetico. Dovrò anche craftarmi delle pinne nuove, peggio di un pesce bradipo, nuoto lentissimo. Il mio problema ora è questo, vedete, il fabbricator non ne vuole sapere. Perché prima andava e adesso di colpo non va più, grazie nuove patch. Vediamo se adesso con il current generator facciamo qualcosa. Mamma mia che bestione, fluttua pure. Spingo il bottone. Sta creando una sorta di energia, ma... ma non l'energia che serve a noi. Questo coso forse non serve a dare l'energia qui. E ditemelo prima, sono io stupido, guardate qua. Allora vado a prendere un po' di power cell che ho messo dentro l'armadietto. E se adesso noi queste power cell le andiamo a mettere dentro il generatore, tipo ad infilarle qui, nei buchi, ora dà l'energia. Adesso scommettete che se io torno dal fabbricator funziona. Vedete, ora abbiamo energia 51. Ora va, è perché avevamo l'energia di riserva, avevamo soltanto 1%. Per fortuna ci ho pensato, altrimenti rischiavamo di rimanere in panne. Ok, ora via di qui ragazzi. Si esplorano nuovi biomi, purtroppo. E io adesso mi trovo con il vecchio salvataggio. Loro hanno detto che dovresti aggiornarlo per trovare i nuovi biomi. Ma dato che io ho un sacco di roba, abbiamo fatto troppa roba, non voglio abbandonarla così. Quindi rimarremo ancora un po' in questo salvataggio. E poi nei prossimi, magari, quando avrò tempo, cambieremo. Marinai, adesso si torna nella nave. Dobbiamo riesplorare l'Aurora questa volta, perché la scorsa volta non siamo riusciti ad addentrarci bene a fondo. Avevamo problemi di stomaco e ce li ho anche adesso, a dire il vero. Quindi speriamo di trovare anche del cibo in scatola. Mi va bene pure quello. Guardate, qui sono in una zona, in un campo spinato. Vedo ancora il pesce talpa. Prendimi ora che è un sottomarino. Non fai più tanto il bullo ora che sono io un pesce bello grande. Cioè, è un sottomarino, ma cosa serve se non posso scendere grandi profondità? Si distrugge perché la pressione distrugge tutto. Mi duole dirlo, ma mi sa che dobbiamo fermarci qui. Guardate, abbiamo 7% di cibo, morirò di fame. No, non posso, non ho niente nell'armadietto, ho già finito tutto. Andiamo con il Simut, speriamo bene. 7%, ma perché ho la sfiga che ogni volta che vado dall'Aurora ho sempre il cibo bassissimo, mi girano un casino, 6%. E dai, adesso non si possono neanche più mangiare i funghi. Deliziosi pesci boomerang! Pepperfish! Ce li abbiamo, ce li abbiamo, ce li abbiamo, ce li abbiamo! Ecco, ho preso un pepperfish. Siamo salvi! Ok, 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 mamma mia! Oh, bastardi, avete visto cosa hanno fatto? Mangiare i pepperfish sono piccanti. Altro che pepperfish, dovevano chiamarli peperoncino fish. Ce ne devo subito bere dopo che li ho mangiati. Ah, per fortuna qua c'è una foresta di piante. Taglierò voi piante maledette, datemi l'acqua. Io non so come faccio a ricavare acqua dalla pianta, ma non importa.
È il miracolo della natura. Ho fatto una scorpacciata di pepperfish. Ora va molto meglio. Ma sentite una cosa, io ne prendo degli altri ora, perché voi mi avete scritto nei commenti che io posso addomesticare alcuni pesci grazie ai pepperfish. La zona dovrebbe essere questa. Eccolo qua. Potrei creare un piccolo esercito per uccidere il rettiliano che vagava nella mia nave. Quel coso è ancora lì. Va bene, allora prendiamo il nostro fucile. Ecco, metto uno. E mettiamo il pepperfish nel secondo. Ok, ora dove sei? Che mi attaccate sempre. Oh, mi spiace. Perfetto. Calmo, 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 calmo. Tieni, tieni il pepperfish. Tieni il pepperfish. L'ho mangiato. E dai, se li sono mangiati però. Vabbè. Guardate. Povero pepperfish. Guardate, lo stanno attaccando in quattro. E il pepperfish riesce. Ah, ok. Se lo sono mangiati. Ora, amici miei, dato che io vi ho dato il cibo, obbedetemi. Vi ho dato il cibo, ora siete miei, vero? Vero, vero. Ah, fermoli. Bastardo. Ti ho dato tutto della mia vita. Mi sono spogliato dei miei pesci per darli a te e mi attacchi ancora. Ragazzi, spiegatemi voi nei commenti quanti pepperfish devo dargli. Gli ho dato di tutto. Ah, mi segue. Oh, no. Vabbè, ma questi si mangiano il ferro, si mangiano tutto. Sono dei pozzi senza fondo quei pesci. Va bene, dai, al sottomarino. Se facciamo in fretta riusciremo a tornare per il tè delle 5. Dovrei controllare se ho fatto anche delle falle, perché il mio sottomarino non è che è invincibile. Ah, eccole, vedete, abbiamo un po' rotto il sottomarino. Quindi è tempo di riparare con il welder allo stato nuovo. E allora, ok, abbiamo riparato. C'era solo un piccolo buchetto, per il resto... Andiamo avanti prima di rimanere a secco di cibo di nuovo. Allora, con questo sottomarino sono riuscito ad intimorire gli altri pesci, quelli più piccoli. Ma il problema è, riuscirò ad intimorire anche il Leviatano? Era da queste parti l'ultima volta che l'ho visto e sinceramente non vorrei rincontrare il Leviatano. Non adesso che devo fare una bella spedizione alla nave. Sento strani passi. Non è che è già entrato, tipo mi giro alle spalle ed è dentro il sottomarino. Sarebbe l'incubo di ogni ragazzo adolescente come me. Ah no, è vero, io sono vecchio, ho già finito il periodo dell'adolescenza. Mi è cresciuta la barba e quando ti cresce la barba è finita. Forse, forse, forse non è stata una buona idea viaggiare di notte. Mi sentite anche voi questi rumori? Cosa succede? Cosa succede? Beh dai, forse non sono i rumori del Leviatano, questi sono soltanto i rumori della mia nave in fiamme. Si scende? Andiamo a vedere un po' se riusciamo ad ottenere qualcosa per questo sottomarino. Ok. Dannati ragni, ma li ho fabbricati io sti ragni, maledetti. Cioè, da dove vengono? Sono tecnologici, fanno parte della nave. Ok, vediamo un po' sulle casse. Ah, bene. Delle batterie, quelle fanno sempre comodo. Anche qui vediamo. Abbiamo trovato dell'acqua disinfettata addirittura. Bastardi, fa male. Ah, l'ho ucciso. Anche lui rotola. Bene, dannati. Ve lo meritate, eravate i miei servi. Si sono ribellati a lui, al padrone che gli ha sempre dato tutto. Senti, apriti. Oh, una power cell. Questa potrà tenere a galla il nostro sottomarino ancora per un po'. Sembra che sia un buon luogo per andare in cerca di batterie questo. Lo vedete? C'è qualcosa che mi perseguita. Ogni volta che entro qua ho sempre la barra del cibo bassa a 12. Sì, sono l'uomo delle batterie, ma perderemo tutto se non ci sbrighiamo. Ce ne sono altri! Ok, 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 ok. Possiamo sopravvivere. Per fortuna in questa piccola pozza d'acqua si sono incagliati dei pesci, non so come. Ok, abbiamo stabilizzato un po' le cose. Almeno riusciremo a tornare in base in tempo. Almeno spero. Ed eccoci qua, di nuovo nella sala dei reattori. Ora mi chiedo, potremmo fare una nuotatina lì sotto e vedere cosa c'è? Power module. Ah, qualcosa che ci potenzia il sottomarino. Vi ricordate, potevamo potenziarlo. Ma scusate, qua posso riparare? Posso riparare anche la mia nave! Vi immaginate se adesso la riparo tutta e volo nello spazio, sì. Togliamo via le crepe, forse riusciremo a sistemare. Dicono 9 crepe rimanenti, dobbiamo toglierle tutte. Scommetto che le altre sono sott'acqua. Oh, troppo bella questa cosa, chissà adesso cosa succede. Se la sistemo tutta, cosa succederà? Si riattiverà la nave. No, se si riattiva questa nave, diventa il giorno più bello della mia vita. Altre crepe. Oh! Infarto! Infarto, una sanguisuga! Via! C'era una sanguisuga maledetta! Maledetta! Maledetta, ti taglio la gola, toccami ancora! È protetta dalle sanguisughe questa nave, no!
Salva il gioco. Se muoio ucciso da una sanguisuga devo ricaricare la partita. Lasciatemi riparare la nave. Dannati parassiti. Succhiano il mio sangue. Ah! Bastardi. Dai. Ok, ce ne manca soltanto una. Io sono Bob, l'aggiusta tutto. Posso ripararla. Dov'è? Eccola. Ok, ancora pochi secondi. Sanguisughe lontane da me, non mi avrete. Cosa succederà adesso? Ce l'ho fatta. Ecco cos'era. Era il generatore che dava le radiazioni a tutto l'impianto. Le abbiamo tolte. Non c'è nient'altro da scoprire. C'è un buco, a dire il vero. Vedete, qua sotto c'è un buco. Forse troveremo qualcosa. Ci deve essere pure qualcosa. Dove sbucherò adesso? Ok, sono uscito dal retro. Abbiamo riparato tutto dalle radiazioni. Adesso però dovrei tornare al mio sottomarino, che è da tutta un'altra parte. Ok, l'ho ritrovato, il mio sottomarino, è lui. Anche se morirò adesso, posso salvare gli oggetti che ho trovato semplicemente andando dentro. Ok. Ah, inventario salvato. Allora, noi abbiamo trovato un oggetto che ci servirà per potenziare il sottomarino. Ah, eccolo qua, l'upgrade console. Ok, perfetto. E vedete, abbiamo potenziato il nostro sottomarino, che adesso dura molto di più, perché prima, oh, avevo sempre 1% di power. Adesso abbiamo un sottomarino che... che bello. Un super sottomarino abbiamo. Mi fa sempre un po' paura stare qua vicino alla mia nave sommersa. Fa parte del mio passato, del mio disturbato passato. Ok, si può dire che siamo tornati a casa. Ah, il mio vetto. Bello, che cavolo sta succedendo? Ok. Quello che ho appena visto non so spiegarmelo. I massi che volano, perfetto. Dannate rocce, questi cosi adesso li prendo perché mi saranno utili. Lo sapete, se il nostro sottomarino va a grandi profondità e magari si incaglia, si impiglia, può succedere. Noi possiamo usare i floater, anche quando ha zero energia, per rimandarlo su in superficie. Quindi qualcosa mi dice poi che questa è una di quelle situazioni. È incastrato, eh? E ora il mio sottomarino dovrebbe volare. Diventa una mongolfiera e non un sottomarino. Vedete, qualcosa fanno questi cosi. Anche se mi sa che mi sono proprio incastrato. Forse questo è il lavoro del terraformer. Devo cancellare un po' qui, ragazzi, il sottomarino, altrimenti non si sposterà mai. Se noi qua facciamo una mega caverna, ad esempio, bella grande, diventa tipo il parcheggio del sottomarino. Tipo enorme. Facciamo tipo una buca enorme e ci ficchiamo dentro il sottomarino. Ora mi sento al sicuro. Facendo questo buco enorme ce lo ficco dentro e nessuno potrà più rubarlo. Sarà nascosto agli occhi indiscreti. Se... ma poi chi vorrebbe rubare un sottomarino nero e rosa? Ma sì, è soltanto un'ora che sto scavando. Mi sa che abbandono un attimo l'idea del mega garage perché ci vuole veramente troppo. Intanto però scavando ho notato che ho griffato un po' la tana dei pesci esplosivi. Di solito loro abitano qui sotto e mi sono fatto un buco per raggiungerli. Possiamo prendere tutto il quarzo che c'è qui, che ci farebbe molto comodo. Quindi io lo becco. Guardalo, guardalo. Loro esplodono addosso di me, bastardi pesci di merda. E io gli distruggo la casa. E gli faccio esplodere io la loro casa. Così siamo pari. Tornando però all'altra base, questa qua che stava venendo abbastanza bene. Intanto il tunnel che c'è lì mi piace come stava venendo. Quindi potremo sempre ampliarlo e magari fargli fare un giro. Quindi ragazzi, che dite se noi facciamo ancora un po' di lavori qua? Ok, vedete, ho fatto un buco che va da questa parte e ritorna davanti al centro della base. Allora, ho cancellato la grata. Adesso facciamo così. E facciamo una cosa cerchio in questo modo. Inizio a cancellare da questa parte, così, in modo da far passare il tutto nel buco che volevo già far da prima. Ok, qua invece iniziamo a costruire in questo modo, così richiudiamo il buco che abbiamo fatto. Ottimo, guardate nelle caverne, sta venendo. E qua ce ne infiliamo un altro. Ok, funziona, funziona. Il nostro corridoio sta venendo fuori, ma mi sono incastrato e sto crepando. Allora ragazzi, mi è successo il bug della vita. Vedete, io adesso sarei morto, ma non so perché non crepo mai. Mi dice, anche se scrivo in console kill, non muoio. Vabbè, cercherò magari con ricaricare il salvataggio. Dovrebbe funzionare, altrimenti nella prossima puntata partiamo direttamente con il nuovo, dato che ci sono cose nuove che hanno aggiunto. Ora intanto volevo però vedere se potevo fare questa cosa che volevo fare da un pezzo. Mi fa ridere che dice livelli di disidratazione bassi, ma io qua sono sotto il limite. E vabbè. Comunque avete visto che bella fare una base che vada anche dentro il terreno. Adesso è tipo a cerchio così.
Molto carina secondo me l'idea. Ah, un'altra cosa che volevo vedere era se riuscivamo a fare quel fantomatico piano superiore alla nostra base. Quindi se io adesso costruisco qui e dopo prendo acqua, perché sennò, anche se sono immortale, comunque lo schermo diventa nero e non vedo un accidente. Ok, vedete, adesso io ne ho messo uno sopra l'altro. Vediamo se mettendo, infilandoci una scala così e costruiamola, vedete, funziona! Siamo sotto e adesso magia, siamo sopra. Allora io adesso posso anche fare una casa tipo a 10 piani, tipo un mega hotel dentro le acque. Ah, interessante. Comunque ragazzi, la sapete una cosa? Io penso di concludere questo episodio di Subnautica qui, anche perché adesso con questi bug non è che mi piaccia molto continuare. Penso che dalle prossime faccio il nuovo salvataggio, così vediamo anche i nuovi biomi che hanno messo. Direi quindi che per questo episodio è tutto. Io spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi. Prendiamo anche il nostro figlio Timmy che stava scarabocchiando disegni e buttiamolo giù. Però mi chiedo dove me lo sono messo mio figlio, dentro le mutande, non so, un gonnellino gigante. Ok, un fucile potrebbe tornarci utile. Altro cibo, altra acqua, altra acqua, quindi aspetta.